Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento del giovedì con Forza Pescara .tv. Anche questa sera parleremo di tanti argomenti, anche questa sera tanta carne al fuoco. Analizzeremo il prossimo impegno del Pescara, quello che fra due giorni vedrà l'11 di Eusebio Di Francesco confrontarsi contro il Varese per la gara di ritorno. Faremo i nostri doverosi saluti agli amici del club Delfino Pescara 1936 che ci hanno ospitato tutta la nostra struttura, la nostra redazione, i nostri modesti mezzi tecnici che però hanno contribuito a far vedere al mondo intero, al mondo biancazzurro intero, la loro iniziativa, vale a dire riaprire nuovamente un club biancazzurro nell'Interland pescarese. Speriamo che questo sia di buon auspicio e che questa loro iniziativa sia replicata da tantissimi altri appassionati sportivi della nostra regione, come succedeva negli anni d'oro. Ma credo che dovremmo esserci quasi, vero ragazzi? Buonasera a Donato Giampietro e Luciano Rapa. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, no, li dobbiamo ringraziare perché giustamente credo che questa sia un'iniziativa destinata a replicarsi. Io credo che un Pescara in volata promozione farà registrare, come ai bei tempi, forse l'apertura di un club a settimana lì vicino. Ma quando? Quest'anno o l'anno prossimo? Beh, quest'anno ci stiamo muovendo, poi penso anche l'anno prossimo. Ma soprattutto l'anno prossimo, presumo. Quest'anno. Sì, per quanto riguarda l'evolversi dei risultati, credo di sì. Però per quanto riguarda l'aprire nuovi club, credo che prima si faccia o meglio è, anche perché c'è ottimo bisogno anche di strutturarsi. I ragazzi di Cepagatti l'hanno fatto molto bene, insomma ci sono anche delle spiegazioni burocratiche da fare. Beh, bisogna per fare, mettersi in credo, regola. Un'associazione, sì. una cosa del genere, no? Sì. Comunque il secondo del dopo la rinascita, sì, paresino, erroneamente avevamo detto il primo, invece è il secondo, il primo Nocciano ci è stato segnalato. Ma io credo che, come tutte le cose inerenti l'universo biancazzurro, tutto sia legato a doppio filo ai risultati della squadra, sia le presenze allo stadio che la nascita dei club. Le cose ultimamente non stanno andando particolarmente bene. 3 giornate su 4. Aspetta, se ci proiettiamo, Luciano, in chiave promozione, se ci proiettiamo in chiave salvezza. Se ci proiettiamo in chiave salvezza, noi abbiamo un bel bagaglio portato avanti nel girone d'andata. Nel girone di ritorno abbiamo lo stesso identico score del girone d'andata, ossia un punto fatto con la Triestina, solo che a Trieste perdemmo. Ah, sì. E nel ritorno in casa abbiamo pareggiato, saltata la partita di Empoli che verrà recuperata alle 18.30 del 22 febbraio, abbiamo perso a Siena e siamo un punto in meno perché col Siena all'esordio in campionato in casa pareggiamo, mentre nel ritorno a Siena abbiamo perso. Sì, dai, dietro iniziano a correre, davanti sembra che ci sia una sorta di rallentamento. Non dobbiamo dilapidare tutto quanto di buono abbiamo fatto. Come diceva Cucureddo, le squadre vengono fuori a marzo, i campionati si decidono a marzo ad aprile. Vabbè, credo che comunque Cucureddo sia nel mondo del calcio da 40 anni. Sì, peccato ma che non sia arrivato a marzo. Ma non credo che sia una cosa che ha detto Cucureddo per la prima volta, è una regola non scritta. Del calcio. Lascia perdere regole non scritte del calcio, che sì. Quindi credo che nel mese di aprile, marzo, fine febbraio, insomma in primavera si decidono i campionati. A tal proposito, il Pescara, come abbiamo detto già lunedì, è atteso da 4 impegni ravvicinati, molto ravvicinati e molto molto importanti. Li ricordiamo a volo. A maggior ragione per questo che stai dicendo tu, ossia l'impegno di sabato contro il Varese in casa, la trasferta di Torino e poi
stretto giro di poste, recupero con l'Empoli martedì 22 febbraio, il sabato successivo in casa con l'Albino Leffe. Se le regole non scritte generali parlano di campionati che si decidono a marzo o comunque in primavera, a mio avviso, come ho scritto anche in questa settimana, è febbraio il mese decisivo per capire se bisogna puntare alla salvezza o se si può guardare un po' più su. No, sono d'accordo con te, credo che già la prossima di partita, cioè quella di sabato contro il Varese, credo che sia, se non decisiva, molto molto importante, anche perché poi ti permetterebbe di andare a Torino con uno spirito differente a seconda del risultato, no? Che ottieni sabato. Assolutamente sì. Con una squadra abbastanza in difficoltà come quella del Torino. Sì, e che non può più permettersi passi farsi, che dovrà fare per forza di cosa tra le mura amiche la partita della vita. Però prima di proiettarci così là nel tempo, ossia la trasferta di Torino, recupero. Esatto, e il recupero è successivo, successivo. E prima anche di parlare della partita di Varese, oggi mi ha particolarmente colpito l'articolo che hai redatto e prendeva in considerazione uno dei famosi tre punti che io avevo sottolineato nell'articolo che facevo lunedì, al quale facevo riferimento lunedì, ossia l'astinenza da gol e il fatto che non si concretizzi la mole di gioco. Ci vuoi illustrare un po' meglio? Ma no, ci ho studiato un attimino questa mattina e ho buttato giù quel pezzo. È un problema, secondo me, quello della finalizzazione che ci portiamo dietro, non è secondo me, è secondo i numeri, che ci portiamo dietro dall'anno scorso, da quando con l'avvento del DG Lucchesi. Non è che gliene faccio una colpa, però ci sono dei limiti per quanto riguarda il reparto avanzato. Né con Cucureggio né poi con Di Francesco il Pescara mai riuscito a finalizzare la mole di gioco, e comunque l'anno scorso forse era ancora maggiore rispetto a quest'anno. La media gol si assestava intorno all'1,10 con Cucureggio, è passata a 1,20 con Di Francesco compreso i playoff, per poi tornare quest'anno addirittura al di sotto di quella di Cucureddo, cioè 1,08. Quindi Pescara fa fatica in zona gol al di là degli interpreti, secondo me. Quindi mi travesto da Germano da Cuneo e faccio a meno di farti la domanda: tutta colpa di Sansovini? Perché hai appena detto al di là degli interpreti. Io credo che sia al di là degli interpreti, perché in Serie C facevamo fatica uguale. Che poi Zizzeri non si sia rivelato i Zizzeri che ci auspicavamo, o quello che ci avevano dipinto, che aveva fatto benissimo alla Spezia, a Lucca e a Ravenna, è un altro conto. Non concordo. Che poi Ganci non abbia reso per quello che doveva rendere, se non nell'ultima parte di stagione, quest'anno è stato praticamente nulla, è un altro conto. Che Sansovini sia incappato in una stagione storta è un'altra ancora, insomma, ci sono sì. Finisco, non credo che dipenda dagli interpreti, anche perché quest'anno, almeno per quanto riguarda Marco Sansovini, non è perché io voglia fare l'avvocato di Marco Sansovini, però ci ha provato a risolvere le partite da solo. Non è il classico goleador che approfitta di qualsiasi palla gli venga messa a tiro. È uno che va sostenuto, è uno che, se va sostenuto, fa una carretta di gol, per dirla all'abruzzese. Però quest'anno ci ha anche provato a risolvere le partite da solo. Vedi, se l'è presa e se l'è fatta, insomma. Partite con il Cittadella, partita con lo stesso Portogruaro, perché praticamente ha fatto tutto da solo, tranne Ganci che aveva fatto due gol su calcio di rigore, la doppietta era sua, col Portogruaro, giusto? Col Grosseto, 4-2. E qualche partita l'ha risolta lui, quel classico gol da 1-0. Per quanto riguarda gli altri, è vero che in estate non abbiamo preso qualcuno che potesse, tra virgolette, essere il bomber della situazione, quello
il bomber della situazione che ti butta la palla dentro in qualsiasi momento. Siamo stati un'estate, scusami, finisco, un'estate appresso a Bruno, un 15 giorni, 20 giorni appresso a Moscardelli. Io appresso a Bionda in genere l'estate, poi appresso a Bruno. Vi devo appresso a Moscardelli. Interrompere. Però non abbiamo concluso e da lì credo che si siano poi sviluppate le problematiche di quest'anno. Continueremo a parlare di questa cosa tra un po'. Sì. Sì, speriamo. Ma secondo me ti conviene alzare il volume dopo che ti rispondo, così lo regolo. Pensa ai contenuti. Cioè, magari io vorrei tanto. Io vorrei arrivare, sedermi e parlare e ritornare a casa. Ho capito, però purtroppo non è così. Siamo in diretta alla buona di fare quando potremo permetterci magari un traslatore migliore. Ah, costa no. 1500 euro, mi sono informato. Ho capito, lo faremo. No, cioè, questo... no, tanto per dire, perché sembra una bazzecola invece. Vediamo un po'. Quisquiglie. Quisquiglie e com'è l'altro? Pinzellacchera, sì. Vediamo un po'. Ma Pesoli era sull'aereo, sarà sceso, anche perché il Varese è arrivato. Sì, è arrivato in serata alle 17.30, hanno concluso l'allenamento, si sono messi in viaggio. Da Milano, aereo che c'è, a terra alle 20.50. Aereo di linea? Sì, a terra alle 20.50. 20.50 credo che adesso che se ne dica? Sono le 21.20, io non ho detto che non atterra l'aereo. Infatti non mi riferisco a te. Ah, alle 21.20 credo che si stiano spostando in albergo. Se riusciamo... Ragazzi, ci proviamo, dai. Proviamoci. Comunque, piccolo inciso mentre fai il numero su Zizzera. Se possono togliermi i ritorni dalla regia, eccetera, perché già abbiamo un audio basso. Dovremmo avere linea Pesoli. Almeno ci proviamo. Intanto piccolo inciso, Donato. Ecco qua, sì. Sì, buonasera Pesoli, siamo in diretta su forzapescara.tv. Sì, buonasera. Buonasera, con noi in studio Donato Giampietro, Luciano Lapa, che le faranno subito delle domande. Va benissimo, sento malissimo comunque. Non ho capito. Sento malissimo. Ah. Sì, cerchiamo di aumentare l'audio, prego ragazzi. Buonasera Emanuele, grazie per il collegamento. Innanzitutto come stai dopo la botta ricevuta con l'Albino Leffe nell'ultimo match? Guarda, sento malissimo, sento un rimbombo. Vabbè, adesso ci senti meglio? Sì, adesso sì. Adesso. Perfetto. Dicevo Emanuele, innanzitutto come stai dopo la botta ricevuta negli ultimi minuti contro l'Albino Leffe dell'ultima partita? Ecco sì, ho riportato una frattura del piramide della sala, niente di grave, cioè, è una cosa che si risolve con un piccolo intervento, domani giocherò con una protezione, una mascherina, e poi ecco, martedì sarò ricoverato per fare questo interventino. Che Varese ci dobbiamo attendere qua a Pescara? Il solito Varese battagliero che però concede qualcosa, se le cifre significano qualcosa ancora, 12 gol subiti fuori casa sui 16 in totale. Guardi, noi sicuramente ecco, dovremmo fare una partita da trasferta, ma ecco, non siamo la squadra che fa le barricate perché comunque affrontiamo tutte le partite a viso aperto. E veniamo per muovere la classifica, portare un risultato positivo a Pescara è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci insomma. Ecco Emanuele, ormai siete non più la mina vagante di questo campionato, siete una splendida realtà insieme al Novara. Quanto cominciate a crederci al fatto almeno di raggiungere i playoff? Guardi, le frasi di Rito sono quelle di dire sempre di volare bassi, perché comunque sì, raggiungere la salvezza il prima possibile è il nostro obiettivo, però insomma adesso cominciamo a crederci un pochino perché stiamo facendo bene, abbiamo continuità da inizio campionato e quindi ecco adesso non dobbiamo più nasconderci, dobbiamo fare il Varese come abbiamo fatto fino adesso e giocare partita dopo partita senza pensare a niente, perché solo così potremo raggiungere un obiettivo importante. Ma pressioni lì a Varese non ne avete più di tanto, no?
Guardi, no, qui è una o iniziano? No, no, è una piazza calda questa, è una piazza molto emozionale. Allo stadio ci sono sempre 5-6 mila spettatori, sì. Quindi diciamo che la gente si sta cominciando a credere. E noi insieme a loro, quindi ecco, speriamo di coronare un sogno, insomma. Qualcuno dice che il segreto del Varese sia il mister Sannino, qualcun altro la forza del gruppo, altri ancora il fatto di non avere pressioni come stavate poc'anzi dicendo sia tu che Donato Giampietro. Qual è in realtà il vero segreto di questo Varese? Guardi, innanzitutto qui è un gruppo, cioè uno zoccolo duro che lavora insieme da diversi anni, quindi diciamo che i 7-11 della squadra giocano insieme da parecchio, quindi ecco, forse la forza è quella, che si conoscono bene i vecchi e noi nuovi ci siamo inseriti alla grande, quindi diciamo che poi ecco, la grossa mano ce la dà anche lo staff e il mister, perché comunque lavoriamo molto e raccogliamo anche il sabato sul campo. Emanuele, tu come il tuo amico Davis Curiale non siete riusciti ad approdare a Pescara, sei stato molto vicino credo lo scorso gennaio se non erro, puoi raccontarci qualcosa in più perché la trattativa poi non è andata in porto? Guardi, io già avevo le valigie pronte a casa perché la trattativa è nata i primi giorni di gennaio, sì. Io ero in scadenza di contratto con Cittadella e avevo dato l'ok per venire a Pescara perché comunque Pescara oltre ad essere una società molto solida ha anche un programma importante, quindi io non avevo perso tempo insomma, a pensarci su. E purtroppo poi ecco, le cose sono andate un po' a rilento perché Cittadella non ha voluto privarsi di me. E all'inizio sembrava tutto bene, tutto fatto, invece sì. Poi ecco, sono tirato indietro. E la trattativa è saltata l'ultimo giorno di mercato, io ci sono rimasto male perché Pescara era una piazza che mi faceva molto gola, poi io non abito neanche tanto distante, sono vicino a Frosinone, quindi diciamo mi avvicinavo un po' a casa, no? Sì. E è saltata, però ecco, non è stata colpa mia, questo voglio ci tengo a dirlo. Va bene Emanuele, grazie del collegamento, grazie ci sentiremo mille. Sabato dopo la partita. Va benissimo, grazie, grazie a voi, grazie, buona serata. Buonasera a tutti, salve. Grazie a Emanuele Presoli, collegamento alla fine ce la facciamo sempre. Mi sarebbe veramente piaciuto vederlo in biancazzurro perché... Non porre limiti alla provvidenza. Innanzitutto... Scusami Luca. Sì. Stasera mi stai a dire una parola, no? Volevo dire come credo. Parliamo di Donato. Ti faccio il cielo. No, intanto fammi fare i doverosi ringraziamenti a Michele Marrocco dell'ufficio stampa del Varese, che così come all'andata anche per la partita del ritorno è stato così gentile e solerte nel metterci a disposizione. Ricordi che all'andata abbiamo fatto il collegamento con Mustacchio, te lo ricordi? Che adesso non è più. Mustacchio. No, che è successo con Mustacchio? È stato Ah, già è vero, scusate. Seguo un po' più il Pescara, pardon. No, dove è andato Mustacchio? Perché era stato un collegamento molto molto simpatico. Sì, perché lui era in odore di nazionale addirittura. Sì. No, non è un odore, è stato convocato. Sì. Vedi, ho dei piaceri. Dove sta Mustacchio? Non mi ricordo dove è stato girato. Però. Devo alzare Luciano. Dalla sedia? Io sono troppo alto. Tu sei troppo basso. Parliamo di audio, ovviamente. Stavamo ecco qua. Dicendo. No, che... volevo ritornare al tuo discorso. Sì, finiamo peso. Il fatto è può giocare sia centrale che laterale destro. Secondo me è peccato perché Pescara c'era, ricordo che Lucchesi l'aveva, come ha detto lui. No, volevo ricordarvi che abbiamo anche dei commenti che i nostri amici da casa... io sto a finire il discorso. Vabbè, ok, finisci il discorso. No, che peccato che non è arrivato. Vorrei dare la precedenza, no? Finito, puoi leggere i commenti. Allora, potete intervenire con noi naturalmente dalla pagina direttamente nel nostro forum oppure da Facebook, se siete anche collegati con Facebook. L'inizio gossip lo facciamo adesso o preferisci dopo? Togliamoci il dente veloce, dai. Togliamoci il dente in modo molto molto veloce. Allora, l'inizio gossip c'è Gabri che dice, tesoro? Mi sono riferito a te.
Non lo so. Tesoro, semafori rossi, tutto a 1000 all'ora, ma ce l'ho fatta ad essere davanti al PC per vederti. Ciao ragazzi, Luca o al CEO, date un bacio a Luciano da parte mia. Non glielo diamo. Bravo Luca, bravo non Luca. Glielo do a Luciano e penso neanche al CEO. Più che no, altro... è sicuro, no, pensi? No, no, non è il nostro tipo, quindi andiamo avanti. Invece voi miei sì. Vabbè, facciamoci una risata. Oh, l'avete nominato e naturalmente noi lo salutiamo dalla, credo, meno fredda Cuneo, perché insomma un pizzico d'aria frizzantina primaverile penso che inizi ad arrivare anche lì in Piemonte. Dice, riferendosi al gol preso a Bergamo, il gol dell'Atalanta era evitabile. Non sono d'accordo con il tuo commento e te lo spiego subito, Germano, comunque lo finisco, perché non si doveva fare un ingenuo fallo a centrocampo. Alcuni giocatori credono che a calcio ci si giochi solo con i piedi, questi sono in funzione del cervello, e quindi poi diceva, volevo dire, inutile fallo anche se tattico. Io invece dico che il fallo ci può anche stare, ma non ci può stare una dormita, una disattenzione, visto che quei falli si possono battere all'improvviso come l'ha battuto l'Atalanta. Ed io concordo con Luca Teseo, notizia della serata. Cioè, stasera che cosa succede qua? Vabbè. Poi da Facebook, Simone Gasbarre, secondo me non va bene dire che noi non puntiamo ai playoff, soprattutto per i giocatori, perché l'anno scorso i ragazzi con la motivazione promozione hanno dato il massimo. Secondo me quella può essere la motivazione in più che ci può aiutare nelle grandi sfide, ma soprattutto in quelle piccole, dove può avvenire il calo di concentrazione, vedi Triestina. Sabato distruggiamo il Varese, poi perché tanto non è che stiamo a 10 punti da playoff, ma a 3 con una partita in meno, sì, condivisibile adesso. Io lo condivido un po' meno e ti spiego anche il perché. Intanto scusa Luciano, voglio dire, c'è anche il numero di telefono, se volete intervenire telefonicamente lo potete fare tranquillamente. Dicevo, non lo condivido pienamente, spiego anche il perché. L'anno scorso era una situazione completamente diversa, una squadra che, benché si diceva i programmi fossero biennali, era nata e costruita per vincere il campionato e magari vincerlo anche in modo diretto, e quindi la motivazione playoff era basilare e non ha dato una carica in più per raggiungere l'obiettivo. Anzi, quest'anno sì, è vero, davanti non corrono, abbiamo una partita in meno, i playoff sono assolutamente a portata di mano, però è anche vero che si perdono punti banali in partite abbordabili. Cito le solite quattro: Modena, Ascoli, Triestina e Piacenza, tutte e quattro in casa, portati a casa soli 2 punti sui 12 a disposizione. Questi sono match ball da non fallire. In secondo luogo, in trasferta, Siena e Bergamo si è giocato abbastanza bene, se non molto bene, e siamo usciti a mani vuote. La trasferta di Reggio Calabria? Trasferta di Reggio Calabria a mani vuote, Novara di meritavamo di vincere un punto solo. Quindi... Guarda, ne parlavo in merito a quello che è successo a Bergamo, perché gli posso imputare solo questa disattenzione, ai noi fatale, ne parlavo con Pinna, perché ti ricordi mentre guardavamo la partita cosa stavamo dicendo? Io e te abbiamo detto l'Atalanta non può reggere questo ritmo durante tutto l'incontro, gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, il Pescara magari può venire fuori e lì magari avrebbe potuto colpire e fare anche il colpaccio. Pinna, ne stavamo parlando, ha detto no, in effetti era così che l'avevamo pensata. Esatto, però hai avuto la dimostrazione che non sei più, qualora ne avessi avuto bisogno di questa dimostrazione, che non sei più in prima divisione, che giochi con squadre di ottimo livello sempre, vabbè, in quel caso con la corazzata Atalanta a Bergamo, però un solo errore comunque grave di vieni punito. Corazzata ne so visto, detto, vabbè. Eppure ha preso 3 punti, sta là a quota 48. Tornando al discorso che stavamo facendo prima riguardo l'attacco del Pescara, c'è da dire che può essere una delle chiavi di lettura quella che abbiamo difficoltà sotto porta, no? Perché non riusciamo a... È l'unica, Donà, l'unica chiave di lettura, secondo me.
Sì, può essere forse la principale, l'unica, però forse sono anche altre cose che possono dare una spiegazione più plausibile al perché il Pescara non possa ambire a qualcosa, in questo momento, a qualcosa di più, agganciare il treno playoff al sesto posto, al quinto posto, quello che è. Il problema è che Pescara fa pochi gol, abbiamo detto, è il 14° attacco della Serie B, ha una partita in meno, ma solamente quattro squadre hanno fatto di meno, anche perché ce ne sono altre quattro che sono a 26 reti fatte come il Pescara. E le difficoltà sono oggettive negli ultimi 25 metri e la squadra è una delle squadre che segna di meno. E non segnando non si può ambire a qualcosa in più. Scusatemi, Anche era una perché, scusa, provocazione. sì, Vai. finisco, anche perché sono andato a riguardarmi durante questa mattina anche tutte le promozioni, l'aggancio al sesto posto finale della squadra che poi ha fatto come sesta i playoff. E tutte, ho visto che tutte hanno una media assolutamente superiore a quella che ha adesso il Pescara, chi aveva 1,45, chi 1,47, chi 1,52, ma si assestava intorno a un gol e mezzo a partita, il che è veramente molto rispetto al Pescara. Parlo del Cesena di qualche anno fa, del Pisa, del Grosseto stesso, chi è che ha fatto l'anno scorso il Cittadella. Il Cittadella, quindi. Mi viene a lanciare una provocazione a voi e anche agli amici che sono a casa e ci stanno seguendo su internet. Allora, noi dobbiamo fare, secondo voi, i playoff perché è un bonus rispetto all'obiettivo della salvezza di quest'anno, nel senso che facciamo i playoff, come vada vada, abbiamo fatto i playoff. Facciamo i playoff perché siamo lì e quindi li facciamo tanto per farli. Oppure dobbiamo fare i playoff perché facendo i playoff dopo noi pretendiamo che una volta esserci arrivati dobbiamo andare in Ma Serie A. non è una questione di pretese, secondo me, è una questione che nel momento in cui ti trovi a fare i playoff, che sia da terza, che sia da quarta o che sia da sesta, o da quinta, lì poi credo che sia un campionato a parte, anche perché vanno sì ad esserci dei valori che non dipendono dai valori in campo, cioè il fatto che la squadra che è meglio posizionata ha dei vantaggi. Però bisogna anche arrivarci a quell'ultimo periodo, lì poi dipende molto la forma, dipende molto anche il fattore ambientale e diventa una lotteria a sé, secondo me. Io invece ti. Scusa, no, perché ho letto il commento di Germano Lacunio, si apre una diatriba. Diatriba. Pescara Cuneo, non indifferente. Io invece, se ti dovessi rispondere come Luciano Rapa, ti risponderei dicendo vado a fare i playoff per vincerli. Perché Ma non è che le vai a se non fare. mi devi rispondere come Luciano Rapa, che E ti muore devo adesso. rispondere come giornalista e come osservatore dei fatti, ti dico i playoff vai per giocarteli senza nulla chiedere, sapendo qual è il tuo destino e quel che viene di più è tutto riguadagnato, ma sai che da sesta o comunque ai playoff ci sono altre accreditate per salire di categoria. Quello sì, Un commento, assolutamente sì. sì, no, leggevo un commento, leggiamo subito, dice Germano Lacunio che non bisogna fare quest'anno voli pindarici, il Pescara resta in Serie B, lo scrive in maiuscolo, che rafforza secondo lui il proprio concetto. Playoff o non playoff, sarà più facile incontrare il Torino che il Varese. Il Pescara, anche quando ha vinto, non ha mai convinto, ad eccezione col Portogruaro. No, non Sono concordo perché io col concordo solo sul fatto Torino e Varese. Sì, su quello sì, Quello però sì. sul Portogruaro per me non ha convinto per niente il Pescara perché forse paradossalmente è stata una, a mio avviso, delle peggiori partite Sì. perché ha regalato completamente 45 minuti all'avversario che se non si fosse chiamato Portogruaro ma si fosse chiamato in qualsiasi altro modo di una compagine di Serie B non avrebbe mai raddrizzato la Ha partita. convinto in altre partite, ha convinto alla vittoria casalinga con il Grosseto, ha convinto che poi anche lì hanno Ha mandato convinto a sotto. Novara anche se ha A pareggiato. Novara non è che ha convinto, ha straconvinto. È lì Esatto. forse che ci siamo resi conto e abbiamo iniziato a parlare di playoff. Prima,
non nemmeno li nominavamo i playoff. E in quel momento, siccome abbiamo visto che Pescara ha tenuto testa, anzi meritava la vittoria in un contesto difficile come quello di Novara, ci siamo resi conto che questa squadra non aveva nulla da invidiare alle altre, e in un campionato che non mostra livelli assoluti dal punto di vista dei risultati, perché dal punto di vista tecnico, se andiamo a scorrere le rose dei giocatori, le rose delle squadre, i giocatori ci sono e ce ne sono veramente, veramente tanti, no? Però non c'è la lepre che corre, che le tre che si staccano. Sai, mi sono andando a rivedere le partite, i campionati scorsi. Negli ultimi 6 anni una sola volta è accaduto che le prime tre si siano talmente staccate da non fare nemmeno i playoff. Sì, quasi impossibile. Quindi non ci sono, non c'è questa cosa. E quindi la quarta è agganciata, addirittura la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e la decima sono praticamente raccolte nel giro di un punto, quindi è normale. Io prima Germano comunque si riferiva a convinto come reazione, anche io pensavo che si riferisse a quello. Poi non lo so, c'è questo commento che... dice: peccato per quel gol preso da Ingenui, per non dire altro. Su campetti degli oratori, quando c'era una punizione, qualcuno si metteva davanti al pallone per far schierare la difesa. Invece oggi, con l'attacco fatto con la banda Bassotti, Gessa, Sansovini e Giacomelli, qualche gol di rapina si può anche fare. Ma magari. Spesse volte ci sono i difensori carabinieri che t'arrestano facilmente prima di poterli fare. Mi sono spiegato? Il buon gioco è bello a vedersi, ma rende di meno di un attaccante tipo Carnevale che manca al Pescara. No, a me lo sapeva Marcaccia pure Carnevale. No, ma è vero, il tipo. Su quella riga. Il tipo di calciatore che manca al Pescara, dai, è inutile che mo ci giriamo. Carnevale per la Serie B era un fuoriclasse. Sì, assolutamente. No, signore. Ma il tipo. Tipo, potrebbe essere Moscardelli, per dire. O poteva essere chi è? Coralli. Poteva essere... No, Coralli non condivido Moscardelli. Ma non rischiamo... Uno che la mette dentro facilmente. Allora, abbiamo detto ormai tanto fra meno di un mese è marzo, quindi siamo quasi in clima primaverile. E quindi, caro Germano, tra un po' Gangi lo vedrai camminare col petto bello cucito, perché Gangi fiorisce a primavera. Bucchi riprenderà la forma, perché ne sono straconvinto. Giacomelli ha fatto già vedere... delle belle cose, perché si è inserito bene in una partita con l'esordio a Bergamo, quindi diciamo che in prospettiva di immediato futuro il reparto messo in discussione da Donato in articolo di oggi dovrebbe dare ampie garanzie. Adesso non rischiamo che magari in questo periodo in cui siamo, diciamo così, afflosciati, questo poi ci faccia perdere, che so, ci faccia recriminare, parlo come tifosi, e dire: oh, ecco, vedi, abbiamo mancato l'obiettivo, ce ne sono salvata. Non può creare un problema questo? No, io credo che ci siano abbastanza i piedi per terra a Pescara, che in pochi puntino decisamente ai playoff. Molti sono realisti e pensano a una tranquilla salvezza con velleità di playoff qualora tutte le circostanze andassero bene. Però tornando all'attacco, a parte che adesso soffriamo di abbondanza numerica, io intendo. Secondo te c'è un problema di interpreti, essenzialmente di interpreti, o c'è qualcosa che non va a livello tecnico-tattico negli ultimi metri? Manca cattiveria negli ultimi metri, mancano i movimenti esatti, manca un po' di fortuna. La fortuna sicuramente, l'attaccare la porta in un modo piuttosto che in un altro. Tu sai benissimo. Io vedo gli allenamenti, vedo che comunque ci lavora Mister Di Francesco, però credo che anche che forse il lavoro in questo momento non sta pagando, ma è un bel po' che non sta pagando. Esatto, tu sai benissimo quanto stimi Mister Di Francesco, però è un dato di fatto, come tu stai sostenendo, che il Pescara ha gli stessi identici problemi della scorsa stagione, sì, che il mercato non ha riparato. Che al di là di tutti gli interpreti cambiati, Ganci, Sansovini, Maniero, Zizzari, Maniero, i problemi rimangono sempre gli stessi. A mio avviso, il fatto. E poi cominciamo a pensare che forse qualche problemino. A mio avviso, la manovra è monotona e monocorde, ha poche soluzioni, e tutte queste soluzioni prevedono
essenzialmente lo sviluppo del gioco sulle fasce, manovre per vie centrali, fraseggi stretti, ecco perché poco. Forse va anche alla ricerca, vedi, cambia spesso modulo e va alla ricerca di un'alternativa che essenzialmente poi vai a vedere il rombo. Non abbiamo un'altra alternativa, anche se... Vabbè, ma cambia modulo perché c'ha quegli uomini a disposizione, sì, quindi per forza... Però ragazzi, arrivati a febbraio, il cambio di modulo può essere... prima poteva essere un'alternativa, una risorsa, adesso potrebbe anche iniziare ad essere un segnale di... necessità. No, di necessità, di mancanza di un'identità precisa. Almeno anche perché negli ultimi mesi, esatto. Almeno nel reparto avanzato oppure da metà campo in su. Anche perché è troppo legato a determinati... Luciano. Interpreti. Questo dimostra che Di Francesco invece no, sta ci sta provando alla grande, per il semplice fatto che partiamo dall'inizio. Di Francesco è venuto qui l'anno scorso, adesso un anno e un mese, con una squadra fatta per un altro allenatore che era Cucureddu, con un'altra visione di gioco, un'altra visione tattica. Ha preso questa squadra, ci ha vinto i playoff in Serie C, siamo tornati in B, ha avuto qualche innesto, non tantissimi, e quindi sostanzialmente quella è rimasta l'ossatura, no? Sì, ma il problema c'era... Anche con gli avvicendamenti pochi di gennaio, poi, cioè non è che è cambiato. Sì, ma molto. Il problema per quanto riguarda il reparto avanzato c'era l'anno scorso e c'è anche quest'anno, anzi si è acuito quest'anno. Nonostante la rosa si sia ampliata, perché se andiamo a vedere la lacuna storica del Pescara, che abbiamo sempre detto che aveva solo tre attaccanti o quattro attaccanti sia l'anno scorso che all'inizio di quest'anno, adesso andiamo a vedere che ci sono Sansovini, Ganci, Bucchi, Maniero, Soddimo e Giacomelli. Sei. Col Cittadella non abbiamo creato tantissimo e abbiamo segnato quel gol di Sansovini che si è creato da solo. Con la Triestina sinceramente il tiro negli ultimi minuti di Petterini e poco altro, il colpo di testa di Mengoni, poco altro. A Siena c'è stato il colpo di testa su calcio piazzato di Olivi su calcio d'angolo e domenica, sabato non abbiamo segnato, quindi... Ma quanti gol abbiamo fatto nelle ultime quattro partite? Due nelle ultime quattro partite. Ragazzi, adesso... vuol dire che nel campionato dell'anno scorso, che era un campionato a detta di tutti scarso, le altre squadre avevano difficoltà già anche loro a segnare e il Pescara si chiudeva meglio. Quest'anno subisci di più. No, guarda, io ho visto anche questo e ti dico, l'ho capito, da una parte c'è resta una spiegazione. No, ti dico, ho visto anche questo e Pescara... L'anno scorso all'1-0 chiedevi le partite. Sì, ti dico anche questo, che mi sono andato a guardare tutte quelle che sono state promosse nei playoff, quanti gol avessero fatto. E Pescara negli ultimi 10 anni è forse la squadra che ha fatto meno gol durante tutto l'arco del campionato che è stata promossa. Quindi qualcosa vorranno dire queste cose, no? Sì, è una carenza strutturale genetica, mi verrebbe da dire, della squadra. Ma io a sto punto non parlo più di struttura, parlo di difficoltà, che la fase difensiva viene curata molto bene, la fase offensiva allo stesso modo, ma la fase difensiva la resa è diversa. Rende di più che quella offensiva. Cioè, io ti lancio invece la provocazione. Prima di andare a vedere le formazioni. C'è anche un po' di sfortuna sicuramente, perché 12 legni presi, perché? Credo che continuiamo ad essere ancora assolutamente la prima formazione per quanto riguarda i pali presi, però qualcosa vorrà dire. Cioè, io ti lancio la provocazione che made by Mauro Di Matteo. Di Francesco dice sempre italiano. Non lo so, tanto siamo tra di noi. Va bene. Di Francesco dice sempre equilibrio come parola chiave. Equilibrio. È preciso. Equilibrio. No? 8 vittorie, il Pescara 8 è la squadra più equilibrata che esista. 8 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte, 26 gol fatti, 26 gol subiti. Meglio di questo. Si potrebbe ben fare. No, ma aspetta, però scombriamo il campo dagli equivoci. Noi stiamo parlando di questo in chiave qualcosa in più della salvezza. Noi sta benissimo così, cioè, diciamo, cioè, perché se sì. Va a finire no, che poi veniamo tacciati per persone che non siamo. No, ma la firma proprio così. Cioè, rispetto partendo dal fatto di quello che abbiamo vissuto, delle tragedie sportive negli anni passati, una piccola cosa che oggi mi ha incuriosito, me la sono andato a vedere. Però, il problema c'è su però, quel lato, il problema allora, c'è, non nascondiamolo. Scusate, stasera faccio, ieri sera hanno dato su Italia 1 L'Avvocato del Diavolo, sì, bellissimo. Uno dei miei film preferiti in assoluto, quindi farò l'Avvocato del Diavolo. Allora, quest'anno volemose bene, detto alla pescarese, volemoci bene.
tutti quanti, ok, ma non è ci questa... sono, aspetta, no, fammi finire, non ci sono eccessive critiche, va bene, si può fare, non si può fare, l'importante eccetera, e basta che si rimanga in Serie B. Ma che succede a giugno? Perché a giugno succede, tu resti in B a prescindere che tu perda i playoff o che ci partecipi. A giugno non succede niente di più. Non succede niente. A giugno succede che se tu non fai un mercato in gran spolvero e non metti in condizioni, almeno sulla carta, di mettere il Pescara tra le favorite alla vittoria finale, che succede? Non succede niente. Niente? No, perché gli obiettivi. Io credo che la piazza poi pretendi. Un anno ci può stare, ok, l'anno di assestamento. Sì, buonanotte. Allora ritorniamo in Serie C. Io firmo per 15 anni in Serie B. Aspetta, con questo non voglio dire che la società si deve dissanguare. Però sulla gestione economica sono assolutamente d'accordo con Sebastiani. Però tu devi giocare anche un'altra carta, no? Il fatto che il mondo del calcio lo conosciamo bene, i giocatori, i procuratori, eccetera, si parlano, conoscono bene la piazza di Pescara, conoscono la società, sanno le ambizioni, quindi questo può giocare un ruolo. Ma non è detto che a vantaggio del Pescara, no? Sì, non è detto che debba corrispondere al fatto di tirar fuori dei quattrini, portare dei campioni a Pescara. Un buon mercato si può fare anche senza soldi, l'abbiamo visto. Sì, ma si può fare promossi e bocciati, perlomeno chi quest'anno magari è stato bocciato magari fa le valigie. Sicuramente ce ne sono diversi. Ho capito, bocciati. Io dico un mercato che sia perlomeno movimentato e non con quei due o tre innesti che poi magari con gente che vuole restare qua a scadenza di contratto, come è successo con altri che sono andati via. Proiettandoci. Però sto guardando più in là, però. Ma parlando del mercato, non voglio fare il Gianni Lussoso della situazione perché non me lo posso permettere, però parlando di mercato, con Bucchi e Diamutene che dobbiamo ancora vedere e valutare, ritorniamo sempre al solito punto, che gli innesti estivi, uno solo ha reso per quello che si aspettava e ha dato un reale valore aggiunto, Cascione, gli altri, a partire da Riatti, passando per Maniero, sì, Del Prete, vabbè, Mazzotta Arianti che è stato dato via. L'abbiamo preso handicappato, calcisticamente parlando. Sì, poi ma torniamo. Siamo a febbraio, Luca, e questo handicap fisico quanto dura? No, e infatti Arianti, il caso Arianti dà ragione a molte persone che dicevano che a forse era che meglio trattenere a Pescara Dettori. A parte che si è rifatto male. Comunque, poi andiamo sempre al solito discorso che si dice, va bene, allora era forte il Pescara l'anno scorso perché è stato costruito già per una squadra pronta per la Serie B. Poi là si può dire tutto il contrario di tutto. Però è vero che in questo mese di gennaio forse... Era forte il Pescara dell'anno scorso, però il Pescara dell'anno scorso forse inserito nel girone A magari non sarebbe tornato in Serie B, visto che le due squadre che hanno vinto il girone A... e l'hanno stravinto in modo particolare il Novara e il Varese ai playoff ha avuto ben pochi problemi nonostante avesse la Cremonese e compagnia cantante, sono tra le prime quattro in Serie A, mentre il Portogruaro se sappiamo quello che è, noi siamo... Però il Pescara aveva un programma biennale, quindi... a parole dai Donato, ma chi ci ha mai creduto al programma biennale quando ti portano Bonanni, Ganci? Già credo di 11, però quest'anno stiamo... Come ho detto, non mi ricordo se a Studio Web o con Gianni, stiamo riappianando il bilancio perché questa è una squadra, è un investimento fatto sui due anni, no? Sì. I famosi 10 milioni di euro. Ma poi quest'anno lo abboniamo tutti. Una piccola novità, stasera prima di passare alle informazioni facciamo un giro veloce dai nostri amici inserzionisti stasera. Sono versione Mike Buongiorno Buonanima dei bei tempi. Salutiamo il Canguro Pizzerie, consegne a domicilio gratuite in Viale Marconi a Pescara, noto luogo dove i tifosi vanno a sfamarsi, come dice Luciano Rapa in collegamento, e da dove si collegherà anche sabato alle 12.45 per A Tutto Stadio. E poi l'amico Leo Sfamurri in Via delle Caserme con Chiodo Fisso e con la sua nuova attività a Pescara in Viale Pindaro, parafrasando quello che disse Ammazza l'Orso dopo Juventus Pescara, pensavo peggio. E poi gli amanti del buon pesce fresco
possono recarsi a Montesilvano. Mi dici l'indirizzo? Corso Umberto I, numero 84. Numero 84, perché da Carletto il pesce è perfetto. Questo è uscito così al volo. Da Carletto si può gustare l'ottimo pesce fresco anche e soprattutto da asporto. Sabato sera, Sindere Trindra fa, sta scritto qua, potete venire con Luca Agnelli a Sonica al Pitti Club. Andiamo con le formazioni, andiamo a vedere come... Oh, parlami un po' di Stovarese, a parte Lo vediamo. Il fatto che sia una delle, anzi è la migliore difesa del campionato. Sì, miglior difesa del campionato, 16 punti, fuori casa è abbastanza altalenante, come dicevo anche appeso in collegamento telefonico, 12 dei 16 gol totali subiti li ha subiti fuori casa. Fuori casa ha vinto 4 partite, ne ha pareggiate 5, ne ha perse anche 4, quindi concede qualcosina fuori casa, mentre sappiamo benissimo tutti quanti che il Lombardia, il Varese è imprendibile, non perde, pensate, dal 7 settembre del 2008, 45 partite, 47 partite, 35 vittorie e 12 pareggi. Una cosa veramente enorme. Allora, quindi, scusa, non ti voglio interrompere, sto lanciando la formazione. Avete pensato voi di schierare il Varese così? Lo andiamo a vedere. Ecco. Abbiamo pensato di schierarlo così, facendo affidamento sul test infrasettimanale che, così come il Pescara, anche il Varese ha giocato e ha vinto 8-0 contro una squadra di dilettanti lombardi e, contrariamente al solito, perché mister Sannino, che è stato premiato con la panchina d'oro, ricordiamolo, per la scorsa stagione, il prestigioso riconoscimento per la Serie A, tanto per intenderci, è stato dato a Mourinho, per la prima divisione è stato dato a Sannino, che ha battuto anche Tesser e Di Francesco. E cosa? Calori. E calori, chiaramente. Generalmente Sannino usa il 4-4-2, un 4-4-2 modificabile in corso d'opera, comunque abbastanza rigido e poco elastico. Mentre nel test infrasettimanale ha optato per un 4-2-3-1. Questo perché? Innanzitutto c'è da far fronte a due assenze molto importanti davanti. Neto Pereira, colui il quale nella gara d'andata aveva fatto venire letteralmente i capelli bianchi a Mengoni, disputando una partita pressoché eccezionale dal mio punto di vista. Ha avuto una lesione al flessore e in questa settimana ha rincominciato a correre e calciare, però non è pronto. Così come non sarà della contesa Zecchin, l'esterno di sinistra della formazione varesina. Quindi nel test infrasettimanale ha provato questo nuovo schema con Carrozza e il nuovo arrivato Concas proveniente dalla Ternana sulle fasce e l'ex lancianese Correa a ridosso dell'unica punta e Bagua. I due mediani davanti alla difesa sono Frara e Corti. Nel pacchetto arretrato c'è la formazione titolare con l'unico avvicendamento di Camisa al posto dello squalificato Clayton Dos Santos. Tra i pali Zappino, che esordì in campionato proprio nella partita d'andata, sostituendo l'infortunato Moreau. Queste sono le indicazioni che provengono dal test infrasettimanale, ma non mi stupirei un Varese abbottonato, un Varese formato trasferta, così come ci ha detto prima in collegamento Pesoli, e quindi un 4-4-1-1 con l'unica differenza rispetto a quanto abbiamo messo in grafica dovuta al fatto che gli esterni Concas e Carrozza vicini ai due mediani e a ridosso di Ebagua, se non Correa, così come abbiamo scritto noi, uno tra Alemão e Pinto. Pinto, che ha fatto anche 3 gol nell'amichevole. Vabbè, partito il capitano Buzzecoli. Sì, assenza pesante, che però i numeri sembrano... Sì, anche perché Frara, che è sostituto, sta facendo molto bene. Poi è arrivato Concas, che io personalmente stimo molto. Concordo. Dalla Ternana. E poi... Lo avrei visto bene come vice accesso, sinceramente. Sì. Anche qualcosa in più, forse. Prospettiva. Forse hanno caratteristiche un po' diverse. Concas è un po' più offensivo. Correa che finalmente si è liberato dalla Lazio e è riuscito a trovare una collocazione in una formazione importante come
come il Varese e sta facendo bene anche Correa, credo che all'esordio abbia fatto molto bene, poi si è ripetuto. Credo che questa sia la terza partita, credo, se non erro. Però viene da un paio di annate non troppo brillanti, sì, Correa. Sicuramente sì, tranne quella che aveva fatto a Busto Arsizio con l'Erda, come si chiama la formazione di Busto? La Pro Patria. C'era anche Zappacosta. Sì, ha avuto qualche problema di troppo. Pericolo numero uno è Bagua, che credo che sia uno stato di grazia assoluto. Attualmente è uno dei centravanti più completi della Serie B. Strano a dirsi per quello che ci ricordiamo qua a Pescara, però è così. Ho letto una sua intervista recentemente dove poneva il suo obiettivo stagionale sui 10 gol, è già quota 7. Se continua così, credo che sia destinato ampiamente a superare credo questa che cifra. C'è un grande margine di miglioramento ancora, anche perché è giovane, dell'86. Assolutamente sì. È uno che veramente può fare tanta strada, perché è maturato dal punto di vista tattico e maturato anche dal punto di vista tecnico. Cioè, fare parto da solo, è bravo di testa, di destro, di sinistro, di tacco, in acrobazia. Quanti gol ha fatto? Ne ha fatti 4-5 in acrobazia. Cioè, l'opportunismo segna uno, in qualsiasi modo. Pescara fece anche un gran bel gol contro il Pescara. E un altro lo sfiorò e trovò sulla sua strada uno straordinario pinna nelle circostanze. Una delle formazioni più in forma del campionato, e Pescara deve stare molto molto attento. Il mister Di Francesco, se ci fai vedere la formazione di Pescara, prima di andare a Pescara possiamo fare un promo, così manteniamo alto il ritmo, eh? Se vuoi, sì. Vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento di sabato pomeriggio, lo vedete qui con la nostra grafica, con a tutto stadio, prima della partita. Noi stiamo analizzando la partita prima della... sabato pomeriggio, sabato mattina, sabato, vabbè, dopo mezzogiorno è considerato pomeriggio, sì. Io sapevo, vabbè, dai, insomma, alle 12.45 in diretta dall'esterno dello stadio Adriatico con Luciano Lapa, noi in studio e voi da casa. Chiamateci, perché tra tutti quelli che ci chiameranno chi chiama per primo, al primo immediato che chiamerà ci sarà il biglietto in collaborazione con la Pescara Calcio, il last minute per vivere in tribuna, grazie alla collaborazione forzapescara.tv e Pescara Calcio, l'evento Pescara Varese, ecco, me ne sono dimenticato. Scusa, adesso... Luca, è la prima volta che vedo, bellissimo, complimenti. Ah, no, tu non l'avevi vista, perché tu stavi sabato scorso, esattamente dai 20 ai 20, no, credo un quarto d'ora di lavoro buono. E allora ritiro i complimenti, perché per un quarto d'ora di lavoro potrebbe fare tantissime altre cose. Ma piano piano. Sì, in un quarto d'ora si fanno un sacco di cose. Beh, dipende. Dipende. Allora, a tutto stadio, sabato alle 12.45, un'altra idea di Forza Pescara TV, che continua a fare le sue cose, le sue idee e le sue produzioni. Adesso andiamo a vedere come avete pensato che il Pescara scenda parlavamo prima di alternative e dobbiamo dire che mister Di Francesco un po' ci sta pensando su. Ha mischiato un po' le carte in questa settimana. Sì, no, ne ha mischiate parecchie, anche a noi ha un po' traviato. Sì, perché durante l'amichevole con il ricordo, perché non riesco Rocca Ravindo, la squadra dell'eccellenza molisana. Rocca Ravindo, non riesco mai a ricordarmi il nome, lo confondo sempre. Aveva schierato i suoi in un modo, nei giorni a seguire invece li ha schierati in un altro. Il giorno a seguire oggi. Sì, credo anche domani nella rifinitura non dovrebbe discostarsi da quello che abbiamo messo in grafica. Dunque, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che manca Olivi, quindi manca Olivi squalificato e il principale candidato alla sostituzione di Amutene, anche se oggi mister Di Francesco ha provato insistentemente Sembroni, quindi credo che sia un dubbio che potrebbe protrarsi fino all'inizio della gara. Anche perché Diamutene sì, è pronto dal punto di vista fisico, ma forse non lo è tanto dal punto di vista... Ah, cambiate il cellulare, prima c'era un suono, adesso ce n'è un altro.
dal punto di vista non è pronto dal punto di vista tattico. Sembroni anche ieri non è che ci ha fatto una grossissima impressione. No, però non sono non, sinceramente io non concordo con la scelta di Sembroni, perché ha fatto tre tribune di fila se non erro, e anche di più. Ributtarlo nella mischia così in una partita così importante significa metterlo in difficoltà contro un giocatore molto molto importante come Bagua. Io, seppur è indietro dal punto di vista tattico, schiererei Diamutene fossi il mister Di Francesco. Comunque io ho messo Diamutene in grafica, poi vedremo chi avrà ragione. In mediana diciamo subito che quindi Pescara si schiera con 4-4-1-1, anche se in settimana contro il Rocca Ravindola. Rocca Ravindola è stato schierato. Se va di Rocca Cannuccio. Io Rocca Spinaldelli. 4-2-3-1. Sarebbe a dire con Cascione e Tognozzi nel mezzo, fatta eccezione per la difesa che dovrebbe essere quella con Zanon, Petterini, Diamutene e Mengoni in difesa. Anche se inizialmente aveva schierato Capuano al sì, posto di Petterini. Sì, aveva schierato Capuano al posto di Petterini e Nicco sulla linea dei mediani oltre Cascione e Tognozzi. Dietro Sansonini aveva schierato Sottimo. Beh, io gli avrei dato un po' più fiducia a Capuano anche questa settimana, non lo so. Petterino non è che tanto mi ha entusiasmato a Bergamo. A destra aveva schierato Gessa. Sei d'accordo? E davanti Sottimo. No. Tu mi aspuno, poi va avanti per fare. Sì, vabbè, poi ne parliamo. Vabbè. Fammi finire. No, beh, ha detto di Petterini che non aveva entusiasmato, ma c'aveva anche di fronte un indiavolato Ferrera Pinto. Non lo so, Ferrera Pinto fa la Serie A occhi chiusi. Invece che vuol dire? Che Petterini è un onesto operaio, okay, che grazie a Dio dalla bene, Serie C è venuto in Serie B. E allora spiegamela così. Sì, vabbè. Capuano è una soluzione che poteva anche starci sulla sinistra. Forse per ovviare alla presenza di Concas, che è uno che spinge parecchio, poteva essere una delle soluzioni per contrastarlo meglio. Sì, però come dicevamo anche ieri durante la partita, fare una fascia sinistra Nicco Capuano significa consegnare ogni velleità di proposizione offensiva al sì. Varese, regali una fascia. Sì, sì, può darsi. No, gliela regalerei questa fascia. Può starci. In settimana non si è allenato Bonanni fino a mercoledì non ha svolto la partitella infrasettimanale. Però gli esiti diagnostici a cui si è sottoposto non hanno dato esito negativo e Bonanni oggi si è allenato regolarmente e dovrebbe essere in campo sulla corsia di sinistra. Sull'out opposto dovrebbe esserci Gessa, i mediani Tognozzi e Cascione con Nicco pronto a subentrare. E davanti in settimana, mercoledì, aveva provato Sottimo a ridosso di Sansovini. Sì. Questo è Giacomelli nel secondo tempo dell'amichevole contro il Rocca Spina Roccaravindola. Rocca Cannucci. Giacomelli, tutto il rispetto per Roccaravindola. Giacomelli a sinistra. Noi abbiamo messo Giacomelli titolare a ridosso di Sansovini. Qualora Bonanni non dovesse scendere al primo minuto, diciamo subito che Giacomelli dovrebbe andare al posto scalare al posto di Bonanni. L'inserimento di Sottimo accanto, vicino, a supporto di Marco Sansovini. Ieri si sono un po' pestati i piedi però Sansovini sì, e Sottimo. Va ancora la grafica? Se vuoi ti faccio un po'... No, la grafica puoi toglierla. Veloce, siamo in chiusura. Ti do la lista. C'è da fare stasera te se? La lista... No, particolarmente... Abbiamo un orario! Cioè, non è che... Cioè... La lista degli infortunati è tornato Maniero che ha fatto tre bei gol contro nell'amichevole, ha fatto bene, dal punto di vista fisico credo sia recuperato, almeno per la panchina potrebbe esserci. Ganci ha svolto lavoro a parte, piano piano sta recuperando, sta effettuando delle terapie. Bucchi, idem, non sarà della contesa, però ha ripreso il lavoro a parte e piano piano credo che per la prossima trasferta di Torino potrebbe essere tra i disponibili. Verratti ha preso un pestone in allenamento martedì, ha saltato l'allenamento di mercoledì, l'amichevole, ha saltato anche l'allenamento di oggi e credo molto presumibilmente salterà
la partita contro il Varese, salvo Ed è poi anche a recuperarla. rischio convocazione under 19 per questo problema. È anche a rischio under 19, te se c'è gli appuntamenti che gli arrivano gli squilli. No, sono io che stavo vedendo, stavo Ma ripetendo non con puoi la. mettere la Sì, stavo vibrazione. vedendo con l'applicazione la No, cosa. no, è un suono La diverso. nostra. Non mi E lo prendere così. so, va bene. Mi mancava casa Giampietro. Che devo finire. Verratti ho detto, Bonanni l'ho detto. Ah, Ariatti. Ariatti si no, si è sottoposto o si sottoporrà agli esami, non lo so, però ha dei problemi muscolari. Come dicevamo noi all'inizio Sempre per piedi Filippo, ho anticipato e ho detto della puntata, problemi che si porta dietro da parecchio. Non rido per te, do la No, scusa. no, ma vabbè, figurati. Sì, problemi che si porta dietro da Verona. È proprio il Sì. caso di dirlo. Dopo, quando nascono le annate storte, poi anche perché Ariatti ha fatto la media partita di Ariatti della Serie A e Serie B negli ultimi 10 anni è 31, quindi vedete No, voi, cioè, è una ma cosa in fine dei conti ha incredibile. anche saltato, tra virgolette, poche partite per infortunio. Ha sempre giocato malandato, Sì, ma ha giocato ha giocato per spessissimo. forza, ha dovuto giocare, certe volte ha dovuto Che giocare da per un lato gli forza. fa onore, per carità. Sì, come quando è l'ultima. Ah, Siena ha giocato meno male perché durante tutta la preparazione Settimana di preparazione. Sì, non si era allenato per niente, quindi. Comunque, speriamo nel ritorno di Maniero. Sinceramente, me l'ho visto bene. Sì, ieri l'ho visto bene Hai capito anch'io. perché Stan tutto quello che viene è buono? Perché per esempio elementi come Bonanni che ti possono far fare il salto di qualità vanno a intermittenza, c'hai cioè problemi come questi ecco, di Maniero Bonanni va a che doveva intermittenza da una carriera, esplodere. quindi. Hai capito? Quindi. No, invece mi dispiace molto per Soddimo che ha saltato 2 mesi Detto che sta importanti. bene. Sì, sta bene, però, cioè, sai, ritornare non è facile, riprende il ritmo gara. Poi per lui, cioè, l'arrivo di Giacomelli, l'arrivo di Bucchi, insomma, Beh, che psicologicamente ci sia è della sana stata, no, ma è concorrenza è stata una sempre bella buono. botta per lui psicologicamente, stare fuori 2 mesi, ritrovarsi poi, quando ne erano pochi, ne erano in tre, adesso sono in cinque, in sei, è un po' diverso, comunque. Bene, siamo giunti in Se ci sono gli conclusione. ultimi commenti, se vuoi Sì, vediamo leggerli. un po', ce n'è uno di Germano da Cuneo che praticamente ci fa grattatevi tutti. Attenzione a uno scherzo di Bagua. Noi non l'abbiamo neanche nominato perché ovvio, con questo non voglio dire Germano che tu sia un menagramo, assolutamente. Lo faccio in maniera molto simpatica. Attenzione a Bagua, quelle Bagua che molti dicevano, alcuni che magari acciaccano poco, dicono quando ha fatto niente. Ricordiamoci che l'Erda lo schierò poco. Tre E partite. forse non direi male, ma in un altro, completamente un altro, se non ricordo male, esterno di centrocampo. Ma è Bravo. esploso nelle ultime due Qui, stagioni, quindi non è sì, che. quindi era, anzi, una ricordo che quando venne Bagua, molti dicono: Io è questo, da dove ha cacciato? Da dove veniva? Da una Serie D, Canavese. Sì, la Serie D. da una Serie D, quindi era tutt'altro ruolo. E poi è vero sempre che l'erba del vicino è sempre la più verde. Chiudiamo con questo. Quell'anno Sì. ci fu anche un'altra intuizione che passò sotto traccia, come quella di Borghese, che invece sta facendo molto molto bene a Gubbio. Tutta opera Potrebbe di. Mimmo Gentile, il direttore sportivo di allora. Bene, allora, in conclusione vi ricordiamo i nostri amici sponsors, come così li preferiamo chiamare, o coloro che aiutano la causa del nostro portale sono La sopravvivenza. la sopravvivenza, ecco. Ah, non buttiamoci così giù. Dai, si scherza. No, vabbè, diciamo, cioè, non è zinamica nell'oro, ci mettiamo molta nostra passione, però questo fammelo dire alla fine. Comunque, Carletto a Montesilvano in Corso Umberto, ottimo pesce fresco, cucinato. E quindi anche da asporto oppure da consumare direttamente lì. L'amico Leo Sfamurri, il luogo preferito dei calciatori del Pescara, con chiodo fisso in via delle Caserme e con la nuova attività alla quale facciamo tantissimi auguri, con Pensavo Peggio in via Lepindaro, che rialza la media biancazzurra di quella via,
un po' troppo lontana dai colori bianca-azzurri ultimamente. Leo ha riportato in alto la media da quelle parti. Il canguro Piz ne va buona? Sì, sì. Un po' troppe amici, però un po' troppo Foggia da quelle parti. Quindi Leo ha rialzato la media. Con tutto il rispetto, parlando calcisticamente, però meglio imprenditori locali. Dicevo, chiedo ne va buona. Mi guardo, ma guardo sì, il monitor di servizio e le facce vostre, come vedi chi sta lì. Chi frequenta Pescara sa. Sì, va bene, ma non è che credo che sia questo il contesto. Ho capito, ma la dico così, rialza, fammi dire una cosa. Vabbè, no, ha rialzato la media bianca-azzurra in Viale Pinter. Va buono. Sì. Va buono, ok. Ma a me dici sì, perché sennò lo dice un'altra volta. No, perché a me sfugge il motivo per il quale ha rialzato la media. Perché dice che ci sono diversi imprenditori pugliesi, Foggia e dintorni, che hanno pensavano di aver colonizzato Viale Pindaro, ma Pescara non si colonizza. Ma quindi c'è andato un pescarese rocco come Piero, come Leo, e ha detto a Pescara con manne menù. Punto, va bene, calcisticamente parlando. Ma è andato là e gliel'ha detto. Oh, esatto, va bene. Va bene. Va bene detta così. Oh. Ma mica ci stanno solo i pugliesi, scusa. C'è pure... Ma c'è una prevalenza pugliese. Ne va buono. Lui è xenofobo verso... Non so, ma per l'amore di Dio, usa un altro termine, che vuol dire xenofobo? Lo dico calcisticamente parlando, dico, no? Pescara accoglie tutti, però fatti prima i pescarisi e poi gli altri, no? Ma va bene. Vabbè, sì, dai. No, perché vabbè, posso dire questa cosa? Sì, avuto, l'hai detto, stranetta, ripeto. Attriti, non ho avuto nessun attrito, ho tanti amici di Foggia. E... d'ora in poi non più, penso. No, cioè, tutto, ma però... poi si vede pure a Foggia, non è, come, non è la televisione. E per quel problema c'è? Sono stato a fare una serata ultimamente a San Severo, lo sapevano e non benissimo. Più, lo sai. No, lo sapevano benissimo che sono di Pescara tifoso. No, Luca, scusa. Un amico mio che è un noto DJ che ci tiene un tatuaggio a QC, Pescara qua, però io penso che le altre tifoserie, però tifoserie, non parlo di tifo organizzato, quando vedono che tu dici le cose, vanno al pari, vino al vino, ma che fate quando ne vanno all'altro paese? Ma non è, non c'è siamo d'accordo, però seguendo come è successo nell'entroterra chietino, sì, no? Ma come? Niente, lascia perdere. Nell'entroterra chietino. Non apriamo questo vaso di Pandora. Non apriamo questo vaso di Pandora. No. Nell'entroterra chietino ti è successo qualcosa? Niente. No, aspetta. Non apriamo sto vaso di Pandora. No. Io sto facendo un discorso molto più interessante. La gente poi dice che è successo. Ma no, ma è stato scritto sul giornale quello che è successo, no? Giusto? Ma che è stato scritto sul giornale? Era una festa, ma lo diciamo. Era una festa dove si è alzato un po' troppo il gomito e una persona... E si è alzato anche il polverone. È una persona che continuava a dire, no, diciamo, perché dall'altra parte, mo dico, che è successo? È una persona alla quale era stato detto più volte di pensare ad altre cose anziché al calcio. Una volta che amici di Pescara erano andati via, ha iniziato a sfottere, sai che quando si alza il gomito si fanno dei gesti che non bisogna fare. Però una persona ha osato offendere la memoria di un storico tifoso del Pescara che perse la vita in una notte di discoteca di Riccione e c'è sapiate la sardella in faccia. Punto, lo dico pubblicamente. Capito? Ah, apposta. Però qui non è successo niente dentro. Però visto che stiamo finendo in caciara, calcisticamente parlando. Sì, calcisticamente parlando stiamo finendo in caciara. Io vorrei proseguire sulla tua linea di ragionamento. Se tu non vuoi che imprenditori locali, cioè che a Pescara giustamente abbiano la priorità imprenditori locali e non quelli di Foggia, pugliesi o di altre zone. È anche vero che tu le serate a Foggia non le devi andare a fare perché devono avere la priorità i DJ locali come i direttori artistici di Foggia e dintorni. Assolutamente. Cioè io vado una volta all'anno, due volte all'anno vado dalle parti a fare le ospitate come uomini e donne. Ah, ho capito. Nel senso vado come molti loro vengono qua.
Ho detto Leo rialza la media di Viale Pindaro perché era un po' troppo rossonera. Ecco. Oh, va bene. Va benissimo. Chiuso. Chiuso. Tu ti rendi conto? Posso andare avanti con gli sponsor o fino certo. alle 23? Se no ci dà le sartelle pure a noi. Vabbè, questa cosa lui l'ha tirata fuori e l'ho dovuta spiegare. Che Donato è sempre Donato. Sì, ribadendo il fatto che la violenza è sempre una cosa che si scherza, ragazzi, ovviamente. Scherza, però di fronte a brutte parole dette in quel modo, magari con due bicchieri in più, se ti è scappato, ci potevi via lì, isolato, invece di prenderci. Vabbè, tanto io non sono giornalista, quindi non sono soggetto a una deontologia professionale. A proposito di restrizioni, la trasferta di Torino. Aspetta, sarà... alla fine parliamo anche di sta cosa. Tutta la fine. Avete parlato voi fino a mo? Fatemi dire due cose. Allora, il Canguro Pizzerie, nota location sfamatoria dei tifosi del Pescara, dove sabato pomeriggio alle 12.45 troverete, a proposito di sardelle, se ne volete tirare due, il nostro Luciano Lafa. Lo ringraziamo, anche questa sera abbiamo mangiato delle ottime pizze. Vedi, i colori, purtroppo, però... ti dà la zappa sui piedi, però. Aspetta, quello è il colore del logo, però la prossima settimana il biglietto è completamente bianco-azzurro, perché sennò... Ma potevi fare la scritta bianca e il cerchietto della O la facevi azzurro? Si poteva anche fare, no, però il logo è questo, quello di Sonica, questi colori che non sono riferiti a nessun riferimento... calcistico. Sabato sera, a proposito dei locali pescaresi, gestiti da pescaresi, fatti da pescaresi e per i pescaresi, perché quando ha fatto la neve, sì, c'è stata la neve a Pescara, no? Tempo fa. No, che è successo? Che a Pescara no, ma in giro sì. Il 20 di gennaio, il 20 di gennaio, a proposito di Pescara, sapevo che bene o male molti locali hanno tentennato, essendo un locale di pescaresi per pescaresi, e accogliamo tutti, per amore di Dio, era l'unico pieno. Quindi sabato sera, 12 febbraio, conflitto di interesse, Luca Agnelli che viene dal Cocorico, wow, titilla, ed è, io credo che lui sia tifoso tipo del Grosseto, una cosa del genere, perché è di lì vicino, della Maremma. 12 marzo, Grosseto Pescara. Luca Agnelli sarà l'ospite sabato sera, questa è una serata che si fa al Pitti, dove faremo anche la festa di, questo lo butto là, qui ci va, biglietto a preparare, di Forza Pescara TV a marzo, compieremo un anno, mi hanno detto ok, quindi sarà una bella serata con ospiti, una console tutta bianca-azzurra. Ah sì? Va bene, okay. Bellissimo. Abbiamo detto tutto, c'è da dire una cosa in merito a tifoserie, tessera del tifoso eccetera, con un amico stiamo vedendo, ci vorrà del tempo, però stiamo vedendo di fare questa cosa, di fare l'analisi, per esempio a Bergamo quanti spettatori c'erano? 10.000? Di più, 14? 18, ma scherzi, 20.000? Allora l'esempio è 20.000, quanti tesserati c'erano? Adesso 15.000. 15.000 tesserati con la tessera del tifoso. Atalanta, sì. Atalanta, Bergamo, sì. Perché c'hanno l'abbonamento, ce l'hanno tutti. Vabbè. Sono usciti un po' fuori dagli schemi a Bergamo. È un caso limite, sì. Però faremo la media spettatori di tutta la Serie B e la Serie A e la media di quelli che hanno fatto la tessera. Per dimostrare, con un articolo semplicissimo, fatti di statistiche, vabbè, è facile, che è Kennedy... che Kennedy... Chi è abbonato c'ha la tessera. Chi? Che è abbonato. Sì, ma il discorso è un po' più complesso. Per far vedere in sostanza, per mettere in evidenza... agli abbonati e quindi ai tesserati quante persone vanno in trasferta e dimostrare il fatto che gli abbonati non ci vanno in trasferta perché per sono solo famiglie e tutte le persone. In evidenza, caro Donato, con un articolo che poi magari sarà fatto girare anche sul web, sarà ripreso come spesso accade, per mettere in evidenza... perché i media quello che dicono ma non lo dicono mai, i media no, comunque non lo dicono, per mettere in evidenza il fallimento sul campo della tessera del tifoso, che è stata bocciata
dai fatti, da tutti quanti gli sport, la stragrande maggioranza degli sportivi italiani. Quindi la testa del tifoso, fatto i due conti spiccioli della serva, è un grandissimo fallimento che non è servito a niente se non a inasprire gli animi e a far stare ancora incazzata la gente che non può andare in trasferta, che non si può muovere, che deve addirittura farsi questa cosa che alla stregua di un bancomat, un'ulteriore schedatura. Per il resto non è stato un gran successo. Ci faremo due conti e dimostreremo con un articolo ben documentato che è un colossale fallimento che sta distruggendo gran parte della passione che è fondamentale per il gioco del calcio. Che ne dite? No, a tal proposito, quindi finisci col dire che la trasferta di Torino è vietata. Cioè io, ed è la sesta consecutiva. Non le farà, cioè, in caso di playoff c'è una deroga, c'è qualcosa? No, non penso. Non penso. Va bene. Quando poi Ascoli credo che sia vietata. Che quale altra che ci rimane? Ascoli non ci credo neanche se lo vedo. Che fanno... Grosseto, Sassuolo, cosa c'è rimasto? Ma forse Modena. Modena e Sassuolo non credo. Io penso, sono vietate anche, saranno vietate anche quelle, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Non quadrava già quando hanno vietato Livorno. Scusa. Sì, Livorno, ok, però Modena e Sassuolo. Voglio vedere Vicenza. A Vicenza avremo la cartina tornasole, no? Se ti vietano pure Vicenza, che è il primo gemellaggio fatto tra tifoserie... No, ma hanno in Serie A l'hanno vietato i gemellaggi. Serie A hanno vietato i gemellaggi e ti voglio anche ricordare la circostanza per la quale nella gara d'andata la tifoseria... La tifoseria del Pescara non è entrata. La tifoseria organizzata del Pescara è rimasta fuori. Vabbè, Pescara-Vicenza. La tifoseria non entrò insieme agli amici gemellati di Vicenza. A me queste cose, addirittura vietare pure il gemellaggio, mi sto zitto perché noi siamo una testata giornalistica e tu sei lo direttore, quindi vorrei dire tante cose in questo momento, non trovo le parole giuste per dirle. A parole povere io mi appunto Duceste d'Angia Sandunate. Non scurrire. A parole povere. No, è una grandissima porcata, posso dire questo, si può dire? Oramai l'hai detto, è una mia opinione, una tessera del tifoso, una grandissima porcata che serve a fare ancora di più incazzare la gente che già sta incazzata di suo, perché non ci stanno a dire, perché l'economia è ferma, perché siamo un paese ridicolo, perché dove il sopruso vince sempre sulla persona onesta. La testa del tifoso è un'altra cosa in più che serve ancora più a fare incazzare. Credete che in Italia la gente reagisca sempre passivamente a queste cose? Dai, oggi, da domani la corda si stucca. Con questo, calcisticamente parlando, penso di chiudere. Adesso non mi far fare il sorversivo. Luca la qualunque. Luca? La qualunque. Parafrasando il Cetto la qualunque. Noi siamo il paese di Cetto la qualunque. Siamo il paese di Cetto la qualunque che partoriscono provvedimenti come quelli della tessera del tifoso. Io sono per un altro tipo di calcio. Cioè per responsabilizzare, perché non ci nascondiamo dietro un dito. Perché è stata fatta questa cosa della tessera del tifoso? Per arginare le frange più violente delle tifoserie organizzate, quello che vuoi. Io sono per magari inasprire le pene, renderle certe, dal tifoso fino all'ultimo di Montecitorio, capito? Per tutte e due le parti. E poi aprire gli stadi, togliere ratelle, le barriere, eccetera, li responsabilizzi. Mi fai un'invasione di campo, aprire una linea di invasione di campo, non mi diventi un personaggio come amico nostro. Ne individui un personaggio che vi fa l'isola dei famosi, mi fa un'invasione di campo, ti devi in galera, perché così succede in Inghilterra, eccetera. Però gli stadi sono aperti, io se voglio andare alla partita lo posso decidere due minuti prima e fare il biglietto fuori al botteghino, come avviene in Inghilterra. E quindi responsabilizzi da una linea di credito. Così non risolvi niente. Non si risolve niente, risolvi il fatto che la gente sta ingazzata, li fissa ancora più ingazzata. E fino a quando la gente a Mandè ha sta ingazzata? Ma sai se la... Vedi che è stata riaperta Milan, a Genova-Milan, ai milanisti dopo 10 anni dai fatti di Claudio Spagna. E non so se sia
stata aperta ai tesserati, quindi i milanisti erano dei tesserati quelli che sono andati lì a Genova, oppure l'hanno riaperta totalmente anche non tesserati, sinceramente. Però Credo, comunque una stando bella le cosa, norme ai tesserati. credo che sia comunque una bella cosa sottolineare il fatto che sia stata riaperta una partita di calcio che negli ultimi 10 anni era No, però se non diciamo, erro, ci furono se non prima erro, una qualche scontro cerimonia c'è di stato scuse da comunque. parte di Galliani. Sì. C'è stato tutto un avvicinamento, Ovvio, tra sono virgolette. passati Scusa, 10 anni Luca, e tu che sei 8. della materia, ma non c'è stato anche qualche scontro in Genoa-Milan? Oddio, credo, non lo No, so, no, no, qualche no, credo piccola di no. cosa? Adesso? Sì. No, Credo di no. no, no, no. Ma Beh, no, ci sembrava aver furono letto degli così. No, scontri a quei tempi. vabbè, quei tempi sì. Beh, cioè io ripeto, la mia opinione è che gli stadi debbano essere aperti, che vada concesso, che comunque con la repressione non si risolve niente. Perché tanto, cioè, che cosa stiamo risolvendo? Niente, stiamo solo svuotando gli stadi e facendo Neanche gli abbassare la interessi delle pay passione TV, delle perché non penso persone. che tutti possano permettersi un bimestrale di 100 e passa euro di Sky. A parte quello che è già una componente importante del ragionamento, secondo me, ma poi vedere la partita allo stadio, vedere la televisione è tutta un'altra cosa. Cioè, una persona che ama il calcio e ama la propria squadra, vederla in televisione la partita soffre, non ci sta niente da fare. La componente economica in tutto questo discorso c'è ed è Tra fondamentale. l'altro, tu sai, noi navighiamo su internet, io parlo con amici all'estero e ridono di diverse cose della nostra Italia, come molti ridono degli amici di Gioia, gli ho spiegato che cos'era la SIAE e stanno ancora a ridere. Come lì ci Sì, sulla SIAE delle risate allucinanti. Quando spiego loro la tessera del tifoso, rimangono, mi mettono quei 3 puntini di sospensione per dire cosa posso dire. Cioè, il resto d'Europa veramente ride per un provvedimento del genere. Del mondo, oserei dire. Però. come hai detto tu a inizio frase, non è l'unica cosa della quale si ride nel nostro paese. Non è l'unica cosa. L'altra, ve le potete immaginare, che una volta dicevano, non me lo far dire, ma una volta ci dicevano, come si dice, spaghetti, mafia, mandolino, eccetera, e si rideva, adesso Spaghetti, vai. pizza, mafia, mandolino. Adesso si hanno imparato pure bunga bunga per non ripetere. Sapessi andarci io. Citazione questa. Vai. Vabbè. Ok, allora non usciamo fuori dal seminato, soprattutto perché siamo in chiusura. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, anche semplicemente seguendo i nostri concetti che abbiamo poc'anzi finito di enucleare. Grazie a Donato Giampietro, vi ricordo l'appuntamento infine con A tutto stadio alle 12:45 di sabato, quindi ancora con l'odore di sugo che la mamma ha preparato per la domenica. Mettete il computer vicino al tavolo da pranzo, immagini a tutto schermo e noi vi daremo le ultimissime dallo stadio Adriatico con Luciano Lapa in diretta, e con me è Donato a digiuno qui dallo studio centrale. Poi vi ricordo i vari appuntamenti extra Forza Pescara su Radio Parsifal tutti i giorni ore 19:45. Radio Parsifal, che avete visto, è diventata partner delle partite esterne del Pescara, il famoso Super Spot. Dillo su Sky. Sì, tu non l'hai visto, vedevi Italia? Sì, no, no, l'ho visto, però tu non hai detto che è super partner di chi? Di Di Sky. Sky Sport, sì, per le partite esterne, la partita esterna te la puoi vedere in televisione, per esempio, però io devo avere l'opportunità che se ci vuoi ci puoi, capito? Cioè io devo avere la facoltà di scelta, cioè non dico che devono chiudere le pay TV, e le pay TV ci possono pure stare, però se io voglio andare a Frosinone o a Grosseto devo poterlo fare, deciderlo anche 3 ore prima. Naturalmente parlando di Sky, ci sono gli highlights che sono gli stessi poi perché partono tutti dalla serie bwin che vedete qui sul nostro portale, highlights esclusivi, diritti che abbiamo acquisito e che rispettiamo alla lettera ogni disposizione
della Lega, perché la Lega a fine anno vede tutto quello che non è stato rispettato alla lettera. E a buon intenditore, poche parole. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera.